Ora vado di nuovo in sala giochi perché oggi è l'ultimo giorno in vacanza e volevo prendere quel posacenere teschio. Papi, ma il biglietto dei ticket? Andiamo in sala giochi, che bello. Che lo sto facendo? Papi, ma il biglietto dei ticket ce l'hai? Lo scontrino è che non c'è antipatico. Ora c'è scritto in sala giochi 50 centesimi un gettone, 5 euro boh, era 3 gettoni o 2. La cosa che vorremmo fare, ma non posso farla, 50 euro, 140 gettoni. Faccio vedere la sala giochi ora. Stiamo andando. Papi, faccio vedere la sala giochi. Ecco, vedete quella cosa che fa le luci? Ecco, vedete quella lì? Quei cosi, quelle luci, quella lì è la sala giochi. Ma l'interno è fighissimo. Ora andremo. Dai, andiamo in sala giochi. Iniziamo a andare. Oh, sto anche facendo il video su YouTube. Guarda se scarpe fuori. Guarda la tua scarpa. Ma come faccio? Non so da certo. Dai, andiamo in sala giochi che sto anche registrando. Papi, e la gente intanto... No. Ok. Mamma, andiamo in sala giochi. Vi aspettate, tuo padre sta parlando, sta bevendo il caffè, devi aspettare. Sto anche facendo il video su YouTube. Sono un vecchio, sto guardando i giornalini. Non ci vado mai a Birabilandia. Dentro una foresta. Ballo Verek Dance. Adesso facciamo il flow. Si rende conto che non mi ha trovato della vita. Appunto, lui ha avuto un miracolo, ci ha partiti, un miracolo, ha ragione, però non sa. Questo non lo metto. Come magari non lo può fare. Infatti, due anni fa, sono anche io, mamma mi fa una cocca. Ma non vuole che non sono quel video di TikTok. Allora fate 5. Aspetta, super. Invece è un capo da andare.
buongiorno, io sono uno sconosciuto bamboni. La bella seconda parte del video su YouTube la faccio dopo, ciao!